La faccenda del Cogesa con il CDA sfiduciato e la nomina di Franco Gerardini come amministratore unico fa insorgere anche 41 sindaci soci, sindaci di ogni parte politica, da destra a sinistra, che sono decisi a dare battaglia sulla decisione uscita dall'Assemblea del Consorzio relativa alla nomina di Gerardini, appunto. I sindaci di diversi comuni, tra i quali nell'Aquilano anche San Demetrio, Castel del Monte, Santo Stefano, Navelli, Fossa o Villa Sant'Angelo, chiedono a Gerardini, professionista sicuramente di esperienza, di farsi da parte per ripristinare un percorso di legittimità inattaccabile. Non è piaciuto insomma il metodo, anche perché l'amministratore risulta alla fine nominato da 6 sindaci, che non sono la maggioranza. Se lo stato di cose dovesse permanere, i sindaci spiegano di essere costretti ad affidarsi all'Agir per legare ponte, circostanza che farebbe perdere al Cogesa molti servizi, a danno della società ma anche dei lavoratori. Di qui la richiesta. Non abbiamo nulla contro il nuovo, contro il vertice nuovo nominato dal Cogesa, ma chiediamo soprattutto chiarezza. Chiediamo chiarezza per quello che sta succedendo, chiediamo di integrare la riunione del controllo analogo del 20 e di convocare immediatamente un'assemblea dei soci. Poi come sindaco socio devo esprimere una contrarietà a quello che sta avvenendo alle tariffe. Quando siamo passati al porta a porta ci fu promesso che le tariffe sarebbero scese. Villa supera il 65% di raccolta differenziata. E malgrado questo le tariffe continuano ad aumentare e siamo sempre costretti ad aggiornare il PEF.